Non so che tempi abbiamo, però credo che un margine per qualche intervento extra, visto che ormai siamo in pochi, diciamo ce lo possiamo permettere. Abbiamo tempi, Giorgio? No, sì, sì, tranquillo. No, ok, no, perché non vorrei poi non abbiamo, no. allora eh, se c'è volle... qualche intervento non tre minuti, ma io. No, parlo come una categoria di politici che abbiamo fatto, che abbiamo fatto passerella. No, no. <ride> Hai detto così, professore. No, vabbè. Però voglio dire, se c'è stato un momento particolare degli anni 2010-2012, è stato quando abbiamo razionalizzato la spesa e abbiamo ridotto il personale da 51 a 31 e abbiamo economizzato 150.000 euro l'anno. Pensate che solo il Palazzo Scucces costava 7.000 euro al mese e insieme al professor Zacco abbiamo trovato l'ubicazione di un centro multimediale fatto nuovo nella sede dell'università. Chiaro? E abbiamo fatto buona politica. Perché così se si generalizza, se finisce che poi la gente si disaffeziona e, e poi non ci saranno più punti di riferimento. Questo non significa che noi non dobbiamo lavorare per migliorare la qualità universitaria di questa provincia. Io voglio portare un solo esempio e chiudo. C'è il sindaco di Ragusa? Non c'è? Non c'è. Mi dispiace. Da commissario della Camera di Commercio avevo preso l'iniziativa insieme al sindaco di Ragusa e al commissario della provincia Avvocato Scarso di andare a fare una visita al dottore Cartia della Banca Agricola Popolare, non il commentatore, il figlio. E abbiamo chiesto di darci un sostegno perché noi avevamo modificato lo statuto su richiesta della Banca Agricola per evitare eventuale costi di eventuali fallimenti del consorzio, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto. Per modificarla abbiamo impiegato due anni, perché sì. i consigli comunali di Ragusa e la provincia, proprio perché c'era una forma di rigetto verso un gruppo di persone che ci avevano messi a disposizione, dalla grua, da Leontini, da Draco e da altri, praticamente modificavano una virgola ad ogni consiglio. Però ce l'abbiamo fatta. E quindi siamo andati col sindaco di Ragusa e con il dottore Scarso da Cartia. Cartia ci ha detto, io vi do una grossa mano d'aiuto a condizione che ripristinate la facoltà di agraria. Noi abbiamo detto, la questione della facoltà di agraria c'è un problema anche di numeri. E il dottor Cartia ci ha eh, come dire, ribaltato la palla dicendoci, ma al limite si può trovare una soluzione mista con la veterinaria. Dico guardi noi non siamo addetti ai lavori e non possiamo dare risposte. Ritorneremo da lei con delle proposte operative anche dal punto di vista tecnico, così possiamo concretizzare qualcosa. E ci siamo lasciati così. Questo è avvenuto nel mese di novembre del 2013, io poi dopo 20 giorni, con grande dispiacere di alcuni politici di questa provincia, ho dovuto lasciare in anticipo di 15 giorni la mia scadenza ed è stato quello il momento che si doveva portare qualcosa di cartaceo al dottor Cartier mi dispiace che il sindaco di Ragusa non ha continuato un'iniziativa lodevole e io la rilancio la questione all'avvocato presidente del consorzio per cercare come dire di riprendere quell'episodio l'avete già ripreso? Sono contentissimo e perché quando non c'è il sindaco io sono preoccupato perché io ora sono intervenuto, perché voglio la sbobbinatura dei due interventi, dei due sindaci, perché a me, me fanno bisogno le riflessioni che hanno fatto, sia il sindaco di Comis che anche il sindaco di Modica. Perché il sindaco di Modica è venuto a, che, a celebrare il funerale del Consorzio, e poi alla fine, obiettivamente, il professor Berò non si deve seccare. Noi abbiamo fatto... Tutti i tentativi per recuperare qualcosa, ma non si può avere l'università a modi che poi non versare la quota al consorzio. Indipendentemente del. e quindi voglio dire, era un fatto doveroso anche puntualizzare queste cose. Ah, come non è così? Non è così perché noi abbiamo fatto degli incontri con gli amministratori di allora e poi abbiamo fatto degli incontri che è venuto lei come assessore e quando è venuto ha dato delle, dei contributi straordinari, però alla fine se si vuole avere la il prestigio, l'autorevolezza di dare delle indicazioni per chiudere consorzio o chiudere altri organismi, bisogna avere le carte in regola. Io questo ho pensato di suggerire anche al Presidente, di dirlo se era stato onorato il debito, ma io penso che il contributo che ho voluto dare, ho trovato una porta sfondata perché mi è stato detto che con la Banca Agricola si è ripreso il dialogo, mi auguro che in un prossimo appuntamento possiamo anche registrare i numeri di questo incontro. Grazie. C'è qualche altro intervento? Qualche replica? Forse non è... E uh, cioè, vabbè. <ride> Ci vediamo al campo sportivo per le repliche perché... <ride> se mi dai dieci secondi? Vabbè, Dieci secondi eh, dieci secondi perché... Poi c'è la controreplica No, 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 no <ride> a, chiarimento, a, chiarimento, a chiarimento a chiarimento di una cosa... Importante, lo dico all'Onorevole Puglieri che persona che stimo tanto e che apprezzo anche per la sua chiarezza. Attenzione: quando si è istituito il corso di laurea di scienza dell'amministrazione a Modica è stato fatto tutto su finanziamento comunale, compresa la ristrutturazione del San Martino, il Consorzio Di Ragusa non ha mai dato una lira. Per servizi generali di quel corso di laurea, che insieme ad economia faceva mille studenti. Viceversa, quando il consorzio di Ragusa allargava, creando medicina, giurisprudenza e altre facoltà, e quindi aumentava la spesa dei servizi generali. Non poteva caricare questi servizi generali sugli altri comuni che non avevano partecipato alle decisioni relative alle istituzioni dei nuovi corsi onerosissimi. Allora, mio caro, non può essere che Modica se è pagata il suo corso e il consorzio non ha dato nulla. Poi non è riuscita a pagare, ha fatto un debito che oggi questo sindaco che ora non c'è ha onorato con una transazione di 4 milioni di euro con l'università. Quindi il debito è stato onorato. Il consorzio non ha mai favorito e non ha mai dato nulla. Il San Martino non appartiene al consorzio di Ragusa che ha dato solo la progettazione dei lavori. E l'ingegnere Cicero por... come? Aspetta, aspetta. La ristrutturazione è costata 250 mila euro dieci anni fa e sono stati pagati dal comune di Monica. Viceversa, insisto: e non è responsabilità tua, quando il consorzio si è espanso in maniera esagerata, aumentando oltre ogni limite. Senza contare sulla forza degli altri comuni che non sono stati interpellati a chiedere quale sarebbe stato l'esborso, lo sai qual era? Che il comune di Modica con una sola quota di 25.000 mila euro avrebbe dovuto pagare 100.000 mila euro l'anno per le università che crescevano, per i corsi di laurea che crescevano a Ragusa e questo era un peso insostenibile. Allora. Non dico che non c'è un contenzioso, certo, ma come tutti noi che siamo qui presenti non è che c'è qualcuno che non ha pagato e qualcuno che è solo creditore. C'è un contenzioso che nasce da errori gravi perché il consorzio non è stato mai davvero inclusivo ed è uno dei limiti. Allora se bisogna ripartire, bisogna ripartire con i comuni che ci stanno davvero e che partecipano in forme eque. 50.000 euro, Presidente, è una somma equa, non so se è chiaro, per realizzare delle iniziative. Credo che queste cose dovremmo dircele, ormai è storia passata. Questi amministratori, fra l'altro, non sono responsabili di fatti avvenuti molti anni prima. Ti riconosco grande equilibrio e grande energia quando tu sei intervenuto, ma molti errori sono stati fatti prima e ne abbiamo piante le conseguenze. Però dobbiamo guardare al futuro, non dobbiamo guardare al passato. Va bene? <ride> bene. Eh, domani ci sarà una fase propositiva dopo la fase un po' anche di, di autocritica di oggi, dove si proporranno alcune linee di indirizzo che riguarderanno didattica, ricerca, terza missione e amministrazione. A domani.